Benvenute e benvenuti al terzo Rendezvous Mesmer. Il tema di oggi è la magia dei libri e oggi incontrerò una paper engineer di Trieste che si chiama Annalisa Metus. Sigla! Ciao Annalisa, buongiorno! Ciao, ciao a tutti. Noi siamo legati da un amore particolare, abbiamo un amore in comune che io ho messo nel mio job title, che è Wonder Injector, e so che anche tu hai lo stupore tra le prime cose che muove, le cose che fai. E anche per smentire l'idea che esistano solo i Wonder Injector maschi, esistono anche le Wonder Injectress, non so come si possono dire al femminile. Tu ti occupi di meraviglia senza fare l'illusionista, senza fare la prestigiatrice. E quindi mi sembrava molto interessante esplorare un po' la tua arte magica, perché è alla portata anche di chi non ne vuole sapere di palcoscenico, ma si vuole esibire sulla carta e con la carta. Che cos'è una paper engineer? Allora, traducendo alla lettera sarebbe un ingegnere della carta, che è un modo orribile, insomma, per girare attorno al concetto che un paper engineer crea un po' qualsiasi cosa, ma in realtà parliamo soprattutto di libri pop-up, cartotecnica applicata all'arte, alla creatività, all'illustrazione, per cui mondo dell'editoria, ma non solo. E quindi pensavo questo incontro di impostarlo un po' su questa direttrice. Qualche anno fa ho pubblicato un libro, probabilmente il più piccolo e più minuto dei miei, che è La magia dei libri, che è anche il libro che ci ha fatti incontrare, in cui introducevo un concetto in realtà vecchio come la stampa, che era il book hacking. Fare hacking è un'azione che di solito si associa ai computer, si prende una macchina, la si apre, si modificano delle cose e la macchina dopo fa delle cose che non poteva fare prima. La stessa cosa da secoli la fanno tipografi, grafici, artisti e artiste con i libri, alterandone la struttura e facendo succedere cose inaspettate. Quando io introducevo il concetto del book hacking, di solito mi chiedevano: e che altro può fare un libro oltre a contenere delle parole da leggere in sequenza? L'incontro di oggi io lo farei un po' ruotare intorno all'allargamento degli orizzonti, cioè proviamo a allargare l'immaginario per dare a chi ci ascolta tanti, tanti, tanti esempi legati anche alla nostra esperienza professionale dei vari modi in cui si può interagire con un libro, facendogli appunto rilasciare delle possibilità prima inesplorate. A te piace il termine book hacking? Secondo te esiste una possibile traduzione italiana del termine? Ci pensiamo, vediamo se salta Durante fuori l'incontro. nei Bene. prossimi minuti. Mi No, piace questa idea di allargare. mi piace come hai introdotto l'argomento perché a me capita di fare laboratori nelle scuole materne con i bambini di 4-5 anni che chiaramente non sanno leggere, per cui conoscono il libro solamente come veicolo di illustrazioni o comunque come oggetto che va fruito. Grazie all'aiuto di qualcun altro, no? Io con loro faccio teatro usando i libri, ma usando l'oggetto libro. Per cui quello che loro chiedo è di utilizzarlo come se fosse una parte di un modellino. Per cui cosa posso, adesso non so, un libro che non sia un pop-up sotto mano, no? Quindi, non so, questa è una stanza. Possiamo far succedere delle cose all'interno di questa stanza. Lo mettiamo così, può diventare. E qua lascio che i bambini suggeriscano una tenda, una montagna, una galleria, la tana di un animale. Se invece abbiamo tanti di questi libri, spesso ai bambini viene in mente il campeggio, quindi giochiamo a raccontarci storie paurose intorno al fuoco. Poi torniamo sull'idea della stanza, ma se io apro una pagina in più ho due stanze. E quindi qua possiamo fare veramente teatro, può esserci un personaggio che fa delle cose di nascosto. Dall'altro che si arrampica, lo spia, allora poi corre dall'altra parte e gli fa bu. E sono tutte cose che per i bambini sono un modo di vedere questo oggetto in un altro modo. Questo con altre dimensioni, con una copertina rigida, può diventare proprio un elemento scenografico, che poi è quello che faccio io quando lavoro in altra scala. Creo anche scenografie teatrali con libri pop-up, quindi con
libri che hanno un fronte pubblico, diciamo, di 2 metri, e queste scene che vengono squadernate e appaiono e scompaiono. Certo, quindi un primo consiglio è quello di liberarci da quello che abbiamo acquisito imparando a leggere, cioè l'idea che il libro sia un mero supporto di parole, non è detto. Basta aprire un fumetto per accorgersi che c'è ben di più O delle comprare un parole. illustrato in un'altra lingua, no? È una cosa che io Certo. faccio spesso perché alla fine, interessandomi a un certo tipo di libri, non ho quasi mai neanche il tempo di leggerli, se vogliamo limitarci alle parole. Quindi, per tutto quello che è libro pop-up, movable, penso di averli in catalano, tedesco, inglese, francese e non so quante altre lingue, ecco, quindi. Sì, possiamo anche non leggere i libri, questa è una cosa che negherò di aver detto, ma la dico. Oh! Mi ricordi questo? Questo è stato pensato per adulti che sanno leggere ed è stato scritto in un linguaggio illeggibile, in un corsivo, ed è un libro scritto appositamente per farci rivivere l'esperienza dell'infanzia, quando aprivamo i libri e vedevamo solo dei vermetti, quando vedevamo queste lettere. Ed è completamente disegnato con disegni assolutamente folli, inspiegabili, ma la scrittura è scritta appunto in questi caratteri illeggibili dall'autore Luigi Serafini, l'ha chiamato Codex Serafiniano, cioè un bestione che però in qualche modo restituisce a noi grandi quella emozione ormai perduta di non riconoscere più i caratteri. In realtà basta aprire un libro in cinese, giapponese o arabo e possiamo Certo. facilmente fare la stessa cosa. Questo è un libro alieno perché nessun essere umano è in grado di leggerlo, forse tranne Luigi. Non ho mai visto di persona quel libro, lo conosco un po' di tavole, ma non sono mai riuscita ad averlo fra le mani, quindi sono curiosa. Ho avuto la Intanto Annalisa ci sta dando un'idea per il prossimo suo compleanno. Il primo che arriva, o la prima che arriva, nella wishlist di Amazon potrebbe esserci questo libro. È molto bella l'idea di usare un libro come stanza, perché esiste un sottogenere di libri pop-up dedicati agli spettacoli di illusionismo, visto che questo è un canale che parla di magia, ci sono alcuni libri che strutturalmente si trasformano in un piccolo teatro. Io so che tu ne hai uno, non so se ce l'hai a portata di mano, ma ho poi scoperto di averlo anch'io, questo, di Joan Leary. Ah, esatto, sì. Apri Vuoi che lo apra io? Faccio vedere io quello che mi la avevi carta che mandato? io non ce l'ho qua, l'ho lasciato in studio purtroppo, quindi. Perfetto, allora, questo qui è un, chiamiamolo libro, è strano chiamarlo libro, ha questa struttura, è una scatola che si apre e che diventa un vero e proprio teatro con le quinte, viene giù il pavimento con il pubblico, quindi sotto c'è il pubblico formato da questi animaletti, e può fare magie, per esempio, la luce è pessima, ma tirando su questa levetta, questo ranocchio riesce a far fiorire l'alberello, e quindi l'alberello fiorisce e sfiorisce. Con questo meccanismo rotante, e ogni pagina poi successiva c'è una nuova scena per cui si sgancia qui e compare la scena successiva, lo spettacolo va avanti e qui ci sarà un altro gioco e così via. Questo è un sottogenere dei libri pop-up. I libri pop-up hanno in qualche modo trasformato in carta esperienze di ogni tipo. C'è anche appunto l'esperienza dello spettacolo di magia che è stata sviluppata. Tu stessa spesso vieni incaricata di convertire in forma cartacea esperienze. Voglio fare un esempio: ti ha dato un lavoro di recente il Porto di Trieste chiedendoti di organizzare delle attività che mettessero insieme l'acqua e la carta. L'acqua e la carta sono assoluti nemici. Una goccia su una pagina di un libro può rovinarlo per sempre. Eppure c'è un modo invece di farle interagire su altri livelli. In cui l'acqua e la carta invece possono andare di pari passo. In che modo tu parti da uno stimolo così strano e poi arrivi poi a proporre qualcosa? Che cosa hai proposto come laboratorio lì al porto? Allora, non è neanche la cosa più strana in realtà che mi è capitato di fare perché anni fa mi è stato chiesto di fare il modellino del sincrotrone di Trieste, quello è stato più, oppure un computer quantistico. Adesso vabbè, me ne vengono in mente solo questi due, ma insomma, quello che forse a me capita, che le persone mi chiedono, è di raccontare delle storie. Quindi in realtà io alla fine uso la carta come strumento narrativo e anche il libro, in questo caso il movable, quindi una pagina su cui è possibile agire con un'azione, con un'interazione di un certo livello. E, quindi in questo caso, lavorando per il porto, a noi interessava raccontare ai bambini e ai ragazzini qual è l'attività di un porto, che non è solamente il fatto che arrivi una nave e scarichi quello
quello che trasportava, insomma. Per cui volevamo proprio che i bambini capissero qual è tutto il sistema che c'è intorno, quindi la questione della logistica, dei trasporti, della diversa natura di merci, la scansione nel tempo del lavoro, per cui insomma c'erano diversi input. E in più noi a Trieste abbiamo festeggiato i 300 anni del Porto Franco, per cui abbiamo fatto anche dei laboratori che raccontassero come l'idea e l'immagine per una città di un porto è cambiata in 300 anni, per cui partendo anche dai cliché, dei velieri, dei barili, dei sacchi, per arrivare alle gru, alla tecnologia che governa la logistica ancora prima del trasporto. No, a me piace molto perché iniziamo da cose semplici come appunto carta, porto e possibilità creative. Tu ci porti immediatamente a livelli assolutamente folli come un sincrotrone con la carta, perché stiamo in qualche modo seminando un crescendo perché la gente non si stacchi ma continui a seguirci, perché le cose di cui occupate sono incredibili. Naturalmente non sfuggirà la domanda sul sincrotrone, cioè in che modo tu hai giocato con questa immagine, ma rendiamolo ancora più complicato, visto che tu vivi a Trieste. Molta della tua attività è localizzata, nel senso che fa tesoro della cultura locale, e qui allora ti alzo una seconda palla, in questo modo dovrai decidere se muoverti tra il sincrotrone oppure l'Ulisse di Joyce, perché pochi sanno che Joyce iniziò a scrivere l'Ulisse, uno dei romanzi più intricati nella storia della letteratura, proprio a Trieste, e tu stessa sei stata in qualche modo sfidata a occuparti della cosa con la carta, costruendo quello che è un libro in maniera molto, cioè, continua a mantenere le caratteristiche del libro perché ho potuto vederlo nel tuo studio ed è un oggetto straordinario, ma al contempo è molto di più. Quindi prova a zigzagare tu tra questi paletti, sincrotrone e Ulisse. Pensando cosa fa più paura, come nell'immaginario, se un sincrotrone o l'Ulisse, e credo l'Ulisse, perché è un libro che ha una fama che gli taglia le gambe, Sinistra. povero, ma bisogna dire che tanto è complicato l'Ulisse quanto sono ottimi i vari bignami, i riassunti che si trovano, per cui una buona chiave di accesso a questo libro può essere partire da materiali che lo spiegano o anche proprio che lo riassumono senza vergogna. Per cui a Trieste festeggiamo da parecchi anni il Bloomsday, quindi la giornata dedicata al protagonista dell'Ulisse, che è Leopold Bloom. Essendo Trieste una delle città che hanno caratterizzato come Dublino, Parigi, no? La vita di Joyce. E quindi ogni anno c'è questa manifestazione che ha una parte scientifica con diversi incontri e conferenze, e una parte artistica con concerti, eventi e una mostra in cui un artista viene chiamato a interpretare secondo la sua sensibilità, i suoi strumenti, la sua poetica, il capitolo che è stato scelto per quell'anno. Per cui ho avuto la fortuna che nel mio anno bisognava lavorare su un capitolo molto cartaceo, perché alla fine tratta proprio di quando Leopold Bloom va nella sede del giornale per cui lavora e attraversa le sale degli impaginatori, della stamperia, di tutto quello che succede insomma in una redazione di un grande giornale. E quindi insomma ho giocato molto con questo capitolo che mi dava tantissime chiavi di lettura, un po' perché si giocava sulla carta e sui giochi di parole, che sono una cosa che a me diverte particolarmente e che trovo funzioni molto bene con il pop-up, per il fatto che un'immagine si trasforma così come una parola viene intesa diversamente a seconda di come sì, un'immagine si può guardare da diversi punti di vista, nel caso di un pop-up tridimensionale, così si può giocare con le parole. E in più, non avendo mai letto l'Ulisse, non avevo idea di quale testo mi sarei trovata davanti. Questo è un capitolo corale, vuol dire che ci sono un'ottantina di personaggi che vengono nominati.
E visto che ci sono dei fittissimi dialoghi, sono tutti con Ciccio dice, Ciccio risponde, per cui se uno non conosce i personaggi, incrocia su, credo, circa 800 nomi, che poi sono più o meno sempre gli stessi, però bisogna appena capire che sono sempre gli stessi, essendo comunque cognomi un po' simili, se posso dire. E, quindi avevo provato a fare un Excel di tutti questi personaggi per capire quali fossero fondamentali, quali secondari, quali comparse. E poi questo Excel semplicemente ha preso corpo, quindi ho costruito un libro bandiera, che è un libro bandoneon, quindi una concertina, una fisarmonica, su cui sono state installate tante bandierine che possono essere mosse da un lato o dall'altro, un po' come quel gioco che facciamo da piccoli, Indovina chi, dove i personaggi potevano essere ribaltati, no? E quindi ho messo giù 800 personaggi, tutti questi potevano essere ribaltati, si poteva leggere il nome, e questo libro era lungo 4 metri, più o meno. Questo era un ottimo colpo d'occhio di quanto può essere faticoso leggere uno dei capitoli corali dell'Ulisse. Cercavo di dare anche però delle chiavi per uscirne vivi, per cui avevo diviso i personaggi fra i protagonisti, anzi il protagonista e i protagonisti, i personaggi fondamentali per quel capitolo, ma non necessariamente per tutto il libro. Le icone, come potevano essere Mosè, Adamo ed Eva, la regina, e poi dei personaggi che a noi non vogliono dire assolutamente niente, per cui avevo segnato con delle bandierine bianche tutti quelli che erano nomi di personaggi più famosi all'epoca, gossip, giornalisti, poi politici, per cui quello che io davo come chiave era: stai attento, cioè tieni gli occhi sui personaggi rossi e violetti, perché questi ti servono per capire di cosa parla questo capitolo. Ma tutti quelli bianchi, che sono gossip, appartengono a quel momento, vai dritto, tira dritto, cioè anche se non hai capito niente di cosa parlano, non mollare il libro in questo momento, va avanti, perché non li troverai più nel resto del libro, quindi non sono fondamentali. È piaciuto questo approccio molto pratico e predigerito, se vogliamo, in un certo senso, ha invogliato qualcuno almeno a capire di cosa parlava quel capitolo. Adesso non voglio prendermi meriti sulla lettura di tutto il libro, ma qualcuno il settimo capitolo l'ha letto, o almeno lo conosce. Che bello, anche l'idea che davanti a mostri del genere ci si possa entrare anche in punta di piedi, centellinando in una parte, ma quella parte conoscerla come nessun altro, Sì, che questa invece è uno una conosce cosa proprio a che vista. mi diverte da matti, conoscere bene uno spicchio di qualcosa, ma averlo assaporato, no? Niente, volevo dire un'altra cosa, ma me la sono dimenticata, ma mi tornerà in mente. Mi ricorda molto una riflessione che fa Umberto Eco nel suo libro Come scrivere una tesi di laurea. Lui sconsiglia di intitolare la tesi di laurea La letteratura italiana. Bisogna essere più precisi perché è impossibile fare una tesi sulla letteratura italiana. Lui dice: prendete un tema più piccolo, per esempio, andamento delle vendite dei giornali nella edicola dell'angolo tra Corso Trieste e Corso Torino dalle 18 alle 18 e un quarto. Sarà molto piccolo, ma al mondo dovete essere la persona che ne sa di più di quel tema. Ecco, se uno si spaventa che i temi sono troppo grossi per affrontarli, basta ridurli, ridurli, ridurli e prendere il dettaglio e magnificarlo, far vedere quale universo ne possa scaturire, è un buon modo per entrare in un argomento. Io adesso mi rivolgo ai giovani maghi e le maghe che ci stanno in questo momento seguendo. A volte, per semplicità, si scaricano da internet giga e giga di libri magici e quindi si hanno giga di informazioni che sono come non avere nulla. Un modo per tirar fuori buone idee è quello di prenderne una a caso e diventare i maggiori esperti al mondo di quella singola cosa. E viene fuori un po' quello che ha fatto Annalisa, no? Cioè si scopre che nel piccolo a volte ci si possono scoprire
dei veri e propri universi, quindi mi piace molto questa immagine. Avendo visto dal vivo questo, non ovviamente esteso a 4 metri, perché forse non era neanche lungo 4 metri lo studio, ma era meraviglioso, io che amo le infografiche, vedere un'infografica fisica, perché poi era in qualche modo quello che fanno, quelli che studiano infografica, rendono molto chiare dal punto di vista visivo e cromatico delle informazioni complesse. Nel tuo caso appunto c'era perfino la parte interattiva, perché poi uno muovendosi vedeva apparire certi nomi e sparire altri. Per cui l'interattività con l'oggetto è comunque uno degli elementi da tenere in considerazione. A questo proposito, io cito uno dei nostri maestri, che è Bruno Munari. Bruno Munari è stato il primo in Italia a proporre un mix tra l'illusionismo e la cartotecnica, perché nel suo libro Il prestigiatore verde, anche nell'altro che si chiama Il prestigiatore giallo, ha fatto dei giochi molto semplici in cui all'interno di due pagine ha installato una pagina più piccola, girando la quale appare il prestigiatore trasformato di abito, e questa parte nasconde il primo. Per cui ha fatto vedere in qualche modo che con dei trucchi molto semplici si possono produrre effetti stuporosi e anche in questo caso illusionistici. Tu hai una storia con Munari, tu hai incontrato Bruno Munari, è vero? No, è vero, è vero. Ho anche una prova di questa cosa. No, negli anni Ottanta Munari portava in giro i suoi laboratori tattili e uno era stato ospitato dallo studio Bassanese qui a Trieste, quindi non so come mia mamma aveva saputo che c'era questa cosa e mi ci ha portato. Io, tra le tante cose, le vorrò sempre bene anche per questo, perché ho dei ricordi molto vaghi e che ho capito dopo che erano riferiti a quel pomeriggio, ma mi ricordo che abbiamo giocato in una specie di aiuola di legno piena di pezze, di stoffa diverse, di pannolenci, di panni per lavare i vetri, di stoffi di ogni grana. E poi ho recuperato, non so se capita anche a te di vivere delle cose in un momento e dire questa cosa mi servirà in futuro, questa cosa me la devo ricordare perché in qualche modo la spenderò. E quella era stata una di quelle esperienze, no? Quindi hai avuto Mi è quel venuta barlume in di consapevolezza che era un momento importante. mente. Sì, mi è venuta in mente la cosa che mi ero dimenticata prima. Io ho fatto anche la tesi sui movable, sui pop-up interattivi, e una delle cose che avevo letto, diversi articoli, insomma, che parlavano di interazione con gli oggetti e con i movable, mi ero trovata davanti all'affermazione che il movable, il libro pop-up, non è adatto a rendere pensieri astratti. E a me questa cosa non tornava. Non sono, cioè, adesso a distanza di 6 anni dalla tesi in cui mi sono messa alla prova più volte cercando di interpretare concetti o comunque di lavorare su input che non partivano da me ma dagli altri, posso dire che è una scemenza, cioè si può lavorare benissimo in astrazione e anzi secondo me è un mezzo cioè è nato per quello in un certo senso perché ci permette di lavorare non solo con il visivo, che può essere mal interpretato, può non essere chiaro a tutti, ma ci dà anche questa chiave d'accesso del gesto. E ripensavo a quella pagina che hai mostrato prima del camaleonte, di non so che animale sia, che fa crescere l'alberello. Lì c'è non solamente un'animazione dell'illustrazione, ma c'è anche un gesto che non è banale, perché si può agire per analogia al gesto che fa l'animale, in questo caso il mago con la bacchetta, oppure si poteva scegliere di muovere la pagina in analogia con l'albero che cresce, quindi con un movimento, una slide che andava su in verticale, no? Molto più semplice, molto più banale. Sicuramente lo stupore, questa cosa che a noi piace tanto, è dovuta anche al fatto che il movimento che io agisco sulla pagina non ha una corrispondenza diretta con il movimento che vedo sulla pagina. E questo è un aspetto magico, cioè è un aspetto di sorpresa. E il lavoro che fa il paper engineer, parlo di quelli bravi, non di me, io sono per la semplicità perché non ho questa capacità tecnica, mi piace fermarmi prima. È proprio quella di stupirti con il movimento, di non dare
non sovrapporre quello che succede nel mondo del reale, con te che agisci, con quello che succede sul libro. Questa, secondo me, è la vera magia dei pop-up. Guarda, è un elemento che non avevo mai, su cui non mi ero mai focalizzato ed è straordinariamente preciso perché effettivamente la distanza tra quello che stai facendo tu e quello che succede moltiplica il piacere, no? Anche quando tu lo apri, tu stai agendo in senso, tirando qualcosa verso l'esterno, invece c'è qualcosa che viene fuori, che appunto è in controcanto rispetto al tuo movimento. Per cui mi rendo conto di questo ed è un principio che solo una paper engineer ci poteva far notare. Cioè, devo dire che uno dei libri che propongono giochi di prestigio più disturbanti, te lo faccio vedere, è questo, è uno dei tanti. Credo che esista solo in inglese, di Richard Fowler David Wood, che a pagina 1, quando si apre, fa venire fuori una cassa, che è la classica cassa per segare in due la donna. C'è addirittura una sega di carta pronta, quindi il movimento non è molto fine da questo punto di vista, è proprio il lettore deve segare in due la persona all'interno, ma è la scelta della persona che è veramente spiazzante, perché hanno messo un maschio e un bambino, cioè hanno violato le due cose principali che rendono famoso questo gioco. Il gioco, caspita, della donna segata in due diventa un maschio e un bambino, e uno deve usare la sega per segarlo in due, quindi facendo questo movimento, e poi al clou, nonostante ci sia la sega inserita al centro, al di là di essere accessibile a 360 gradi, il bambino continua a potersi muovere, quindi il mistero è come sia possibile che la sega, e lui continua a sorridere. Ma l'esperienza di segare in due un bambino, e ovviamente la strizzata d'occhio alle femministe, e se noi iniziassimo invece a segare i maschi, che cosa potrebbe succedere? Secondo me è particolarmente potente, per cui è molto poco fine quello che viene richiesto perché appunto è basta la sega e mostra che l'immagine è integra. Però quello che costringe a fare il lettore o la lettrice trovo che sia notevole. I libri proprio hanno questo di bello, no? Che tu non sei solamente uno spettatore, ma sei anche la regista un po' di quello che succede e ti permettono di avere una gestione del tempo completamente diversa rispetto alla lettura di un'illustrazione, no? Non hai neanche necessariamente una direzione dello sguardo, non cominci dall'alto a sinistra verso basso a destra, ma spesso hai un elemento centrale che cattura la tua attenzione e poi appena cominci a notare tutti i particolari. Per cui molti pop-up, qua bisognerebbe entrare anche tutto in una discussione sul lessico, sulla terminologia. Pop-up letteralmente è la figura che salta su, per cui parliamo di libri di pagine tridimensionali, non di pagine con le levette, con le rotelle. E in questi libri spesso è possibile poi aprire ulteriori finestrelle, curiosare dentro, per cui se c'è una casa, una scatola, noi possiamo anche aprirla e controllare quello che c'è dentro. Anzi, forse ne ho, eccolo, questo è un libro di David Carter, è uno dei suoi libri più semplici per bambini piccoli, se vogliamo. E infatti lui ha un uso qui della cartotecnica estremamente naif, ma non per questo meno magico. Questo è quello che tu hai mostrato prima con il libro di Munari, quindi diversi layer che nascondono cose sempre più piccole. Un ascensore che sale. Adesso, non so se riesco. Sì. È pasticciato perché piace molto anche ai miei bambini. Questo è bellissimo. Quello che dicevamo prima uno spostamento, no? Qui. Io lo trovo delizioso, ma è di una semplicità. E alla fine c'è anche un volume tridimensionale, ce n'è uno solo. Eccolo qua, una scatola. Scarface, perché questa l'abbiamo massacrata. E come vi dicevo, c'è la possibilità di curiosare dentro. E adesso non so come farvelo vedere, c'è ancora un altro cubo all'interno. Eccolo. E lui è un poeta, secondo me, dei pop-up, perché fa delle cose estremamente complesse e poi quando scende di scala e fa delle cose semplicissime non perde niente. Poi magari vi mostra ancora delle cose sue, così lo
lo riconoscete perché non è il David Carter che avete in mente, secondo me, con questo libro. Caspita. Guarda, allora ti sottopongo anche qui una classifica, almeno una classificazione di due tipi di libri pop-up illusionistici, che secondo me è fertile quando uno deve mettersi eventualmente a ragionare in quella direzione. Ci sono libri che servono all'illusionista per esibirsi e gli forniscono un palcoscenico. Questo libro, che esiste anche in italiano per Mursia, è un libro di questo tipo. Aprendolo, facciamolo qui per esempio, questa pagina, viene fuori un palcoscenico, dove è importante il lato in cui ti trovi. Se sei lo spettatore, lo vedi di qua, vedi questa pagoda, c'è un punto dove mettere il dito e poi una scimitarra che lo taglia, e quindi lo spettatore trema perché immagina che il suo dito cadrà all'interno della casa, invece scopre che magicamente non succede. L'altro lato è il lato dell'illusionista, per cui ci sono le istruzioni, e allora il lato in cui ti trovi è fondamentale. Introduce una differenza tra il performer e il pubblico. Quindi sono libri di supporto che invece di portarti la valigetta magica ti porti il libro e hai il tuo spettacolo, e ogni pagina è uno scenario diverso. Quindi è uno strumento illusionistico nelle mani del mago. Invece, il libro che secondo me è il migliore che sia mai stato fatto dal punto di vista dei movable illusionistici è questo di Mark Seth Ducati e Anne Bankowitz. È un libro illusionista lui stesso, cioè tu lo puoi prendere in mano, sfogliare, seguire le istruzioni ed è il libro l'illusionista. Non ha bisogno di un illusionista che, conoscendo il trucco perché lo ha letto, possa erogare lo spettacolo. Quindi questo è un libro solitario, un libro che uno può vedere da sé, infliggersi uno spettacolo di magia. L'altro invece richiede una relazione, richiede che ci sia un essere umano che lo fa agire, perché è da una parte del libro, conosce le istruzioni e sa come utilizzarlo per far succedere le magie, e uno spettatore e una spettatrice che se le fa fare. È interessante perché è un tema, come dire, esplorato in due direzioni diverse, ma che si possono integrare, che in qualche modo mettono in scena due relazioni diverse tra libro e lettore e lettrice. Ma infatti credo di averli visti solo in questo caso, questi libri con palcoscenico e istruzioni per chi invece performa, diciamo così. Mi faceva sorridere perché quando io faccio le scenografie per gli spettacoli teatrali io ho delle cose del genere, no? Quindi apro questo pop-appone e poi dietro ho tutte le istruzioni, quindi muovi questo quando l'attrice dice, no, ricordati di fare questa cosa. E soprattutto visto che mi era capitato di fare uno spettacolo prima in italiano e sapevo a memoria tutti i toni e le velocità dell'attrice, e poi di rifarlo con un'attrice in sloveno, avevo tutte le parole chiave in sloveno che mi davano degli appigli per i movimenti, perché sennò non sarei stata capace. Hai qualche tua opera a portata di mano che hai modo di sfogliare per noi? Vediamo come si riesce a vederle, a farle Dai, vedere. poi manderemo anche il filmato in sovraimpressione che ci hai gentilmente Allora, girato. questo è il primissimo lavoro che ho fatto ed è un bosco Oh, certo. che ormai ha i suoi anni, per cui è distrutto, ma è un bosco pop-up. Una volta stava incollato in una pagina, quindi aprendo il libro, questa cosa faceva così, saltava su e si installava. Ed è per chi volesse capire come è fatto, beh, adesso non si vede perché io sono vestita di nero, ma è una matrice, cioè fidatevi, è un 3x3, in qualche modo lo intuite. E poi quando ti dicevo prima che io mi fermo, ma molto, ma molto, ma molto prima, con i livelli di complessità, di movimento, di studio di movimento nel tempo. A me piacciono le cose lente, mi piace piuttosto la contemplazione e la sorpresa, quindi il movable, quello che si. Il movable è il pop-up, quello che ha un effetto di movimento che però si solidifica nel momento in cui la pagina è aperta a 180 gradi, esaurisce la sua vita nell'apertura della pagina.
Invece a me piace che nel momento in cui la pagina viene aperta, appena bisogna andare in cerca di tutti i dettagli, oppure che ci siano diversi stadi di curiosità che viene ripagata. Per cui io faccio dei teatrini, aspetta, io so che mi sono messa tutto quanto intorno in modo da averla a mano, ma... Ad esempio, questi sono dei teatrini molto semplici perché poi possono venire spediti, vanno in una busta. Però sono in tre stadi, per cui noi partiamo da un'immagine fissa in cui vediamo, ad esempio, una casa, poi cominciamo a curiosare dentro e capiamo che c'è qualcuno che ci abita, si vede una cucina, una camera da letto e poi completando il giro. Scopriamo anche chi c'è dentro, alle volte c'è un calendario con una data speciale segnata, poi ne ho fatti con le rive di Trieste, quindi mettendo tutta la città vista dal mare e angolando il teatrino è possibile vedere Trieste dal Molo Quarto alla stazione marittima. E anche qua chiaramente dall'alto non c'è nessun fascino particolare, però nel caso della città di Trieste uno può andare a cercare tutti i punti, no? I punti di edifici che hanno un riferimento, oppure la propria casa, che di solito io segno con un puntino di un'iposca, mi piace poi. Ecco, questa è una versione, è lo stesso schema, ma questo è un libro che io chiamo Fatto di Niente, è per bambini piccoli. Quindi c'è un gesto per entrare. Mi piace come i bambini hanno, non so, apriti sesamo, la bacchetta magica o toc toc chi è. Anche qui per entrare nella storia c'è un gesto. E non c'è testo, a me piace lavorare in assenza di narrazione verbale e mi piace che la storia emerga da stimoli estemporanei, da domande che il bambino fa, da suggerimenti che passano in quel momento per la testa all'adulto. Per cui io semplicemente metto sul foglio un mare di notte. Questo mare di notte a un certo punto compare una luna, una barchetta e uno scoglio, per cui potrebbe esserci un pericolo. E invece no, perché questo scoglio è un animale che il bambino decide se è un polipo, una balena, quello che vuole. E la storia a questo punto va appena inventata, per cui in realtà io do uno strumento o una rogna in mano a un adulto perché deve appena industriarsi qua a inventare. Visto che parlavo di narrazione non verbale e che abbiamo toccato Joyce, questo è un leporello, quella cosa che dicevo prima, quindi una fisarmonica. Apro così. In questo caso è anche pop-up, perché non è solamente una pagina piegata zigzag, ma ci sono anche dei volumi che escono. Quindi comincia, non mi riconoscevo nel video. È la storia degli abitanti di un paese in Francia che non possono permettersi di costruire un ponte che li colleghi all'altro al paese sull'altra sponda e quindi si lamentano tantissimo. Eccolo qua. Visto che il diavolo legge tutti i giornali, lui lo viene a sapere e quindi sale le scale, arriva dal sindaco e gli propone di costruire il ponte in una notte, purché il primo che lo attraverserà diventi suo. Viene la notte, il giorno dopo, al mattino, gli abitanti trovano il ponte costruito, però vedono che c'è il diavolo, quindi nessuno ha il coraggio di attraversarlo, il sindaco tira la secchiata d'acqua sul gatto che lo attraversa e il gatto diventa del diavolo. Allora, chiaramente non è possibile capire tutta la storia senza conoscerla già o senza avere un supporto, però questo almeno permette di non avere una lingua predominante, no? A me piace lavorare in contesti multilinguistici, multiculturali, mi capita di fare laboratori con bambini di cui spesso non c'è una lingua, in cui spesso non c'è una lingua in comune con tutti quanti, per cui io spendo quelle 10 parole di sloveno che so per parlare con
non so, bambini che vengono dalla Bosnia, cioè ci veniamo proprio incontro con le parole, con il mio spagnolo viene incontro al portoghese, no? Ci arrangiamo in qualche modo, ma alla fine se ne esce sempre, per cui si riesce a comunicare con questo tipo di supporti. Ma trovavo molto affascinante la tua sfida di quello che avevi letto, come appunto è impossibile parlare di cose astratte con i pop-up. Ah sì? Allora ci penso io. Io devo dire che più o meno mi muovo uguale. Quando vedo una definizione, ogni definizione è per me quella resistenza che va in qualche modo rotta per vedere se forse quella definizione non è troppo stretta. Tra l'altro, io sono convinto che il mentalismo, cioè quella sottobranca dell'illusionismo di cui si occupa il progetto Mesmer, sia proprio una risposta alla domanda: ma l'illusionismo può essere astratto? Un mentalista è quello che ha buttato nel cestino il coniglio, la donna da segare in due, il fazzoletto e dice: possiamo lavorare invece solo sui pensieri o sui massimi sistemi? E questo si può fare. Ti faccio l'esempio di un libretto che non è è un flipbook, sai i librettini che facendoli scorrere c'è un filmino? Su questo libretto c'è un filmino, viene chiamato prediction book, ma io preferisco presentarlo in altro modo. Ci sono questi tre oggetti, c'è un cellulare, c'è una chiave o c'è una penna. Questo libro sa già che cosa tu stai per prendere. Immagina dare un grattamano e prendere uno di questi tre oggetti, quale dei tre vuoi? Non ci siamo messi d'accordo prima, il libro è in grado di anticipare, perché sopra c'è un filmino che ti farò poi vedere quando hai deciso quale dei tre oggetti prendere, quale dei tuoi liberamente. Scegli Sì, uno ho dei tre deciso. oggetti. Cosa hai scelto? Diglielo perché così ti La sente con le... La chiave. Allora ti faccio vedere. Si dovrebbe vedere una manina che si allunga e che va a prendere la chiave e che la porta via. Si è visto? Sì, più o meno sì. Naturalmente il metodo può essere intuibile, ma è un triplice libro filmino che ha tre risultati diversi a seconda della persona, di quello che dice la persona. Ovviamente c'è un trucco per fare in modo che la mano prenda l'uno o l'altro, ma è un mix di due idee, cioè del libro filmino e del libro che veniva chiamato blow book, cioè quei libri che sono bianchi, poi si soffia e compaiono le figure, poi si soffia ancora e compaiono anche i colori e così via, che è un libro che ha un'antichissima tradizione, tant'è che apro la magia dei libri proprio raccontando la storia dei Blue Book. Ma Ma infatti sempre con le... da là l'ho capito, perché sennò non avrei mai, non ci sarei mai arrivata, ma accidenti, dovevo averlo prima io quel libro, perché mi C'è del sarebbe potenziale. servito. Ah, ti ringrazio. Parli del mio o del Prediction Book? Del tuo. Ah, ma sei carinissima. Questo, pochissimi lo hanno visto, anche tra gli illusionisti e le illusioniste, perché sono contento di averlo mostrato, perché secondo me c'è un potenziale. C'è l'idea che una storia raccontata da un flipbook non sia predeterminata, ma che possa cambiare a seconda delle decisioni di chi lo legge, secondo me si presta a esplorazioni. Questo è molto semplice, lineare, si parla di appunto cose astratte, il libero arbitrio, esiste il libero arbitrio? Scopriamolo con questo libro. E la domanda che ti farai fino a notte fonda sarà: e se io avessi detto qualcos'altro? Per cui i giochi di prestigio servono anche questo, a indurre dubbi filosofici. Ma c'è un altro aspetto sempre legato a questo tema che mi interessa affrontare con te, cioè il ruolo della favola che è patrimonio comune dell'umanità, per cui ci sono storie che tutti conosciamo, il Cappuccetto Rosso, Biancaneve, oppure l'idea che esista un uomo nero che ti punisce quando esci e fai le cose che man mano vuole. In che modo questa conoscenza pregressa può essere poi fruttare sul racconto con la carta senza parole? Ma guarda, è fortunato il fatto che tu l'abbia tirato fuori questo argomento dopo che hai mostrato questo flipbook, perché io per il mio lavoro di tesi ero partito un po' da questa idea che, essendo la fiaba, più che patrimonio di tutti, fa parte dell'immaginario comune di tutti, per cui con delle varianti, con delle semplificazioni, ma bambini, adulti, anziani di tutto il mondo probabilmente se vedono un bosco nero con una macchia rossa pensano a Cappuccetto Rosso, no? Io partendo un po' da queste semplificazioni volevo evocare le varianti, cioè come se la fiaba venisse raccontata da diverse persone che useranno per forza parole diverse. Qualcuno dirà bosco, qualcuno dirà foresta,
Qualcuno dirà si era fermata, si era attardata a raccogliere fiorellini, qualcun altro dirà aveva perso tempo a cercare funghi. Però, insomma, grosso modo la fiaba quella è, cioè ha una, è quasi come una valanga, una fiaba deve andare in una direzione, ma questo beh, non lo dico io, insomma, è proprio. E quindi per la tesi, era una tesi, cioè, lo devo dire, in musica e nuove tecnologie, musica elettronica sarebbe. Quindi era una tesi in design dell'interazione sonora. Quindi io avevo costruito un grande bosco, come quello che vi ho mostrato prima, pop-up, la pagina chiusa era aperta al 70%, per cui aperta diventava 140%, quindi un oggetto decisamente performativo come scala, era possibile girarci attorno in 2, 4, 6 persone. Ogni volta che questa pagina veniva aperta, si attivava sonoramente la pagina perché c'erano dei sensori nascosti all'interno che agivano, reagivano alla luce e quindi si mettevano in moto. Per cui quello che succedeva era che io aprivo questa pagina, mi trovavo davanti a un bosco, non c'era né un titolo né una nessun tipo di testo che mi suggerisse cosa poteva essere, vedevo un bosco e cominciavo a sentire suoni di bosco, sgrufoli, rumori di animali, poteva esserci un po' qualsiasi cosa, e questi suoni si spostavano sotto la pagina e si aveva nettamente la percezione fisica del suono che si sposta sotto la pagina, c'erano diversi altoparlanti nascosti nel polyplat sotto al foglio di carta. Per cui, seguendo con l'orecchio il movimento di questi suoni, si era portati a osservare questo oggetto da vicino e sotto diversi punti di vista. Quindi a quel punto ci si accorgeva che in questo bosco c'era una figura rossa e un lupo. A quel punto direi che era chiaro di che cosa stavamo parlando. Quindi tutti i suoni che venivano sentiti venivano contestualizzati con la pesante traccia, con il pesante suggerimento di pensare a Capuccetto Rosso. Per cui quello che io avevo fatto era studiare a tavolino delle sceneggiature sonore di Capuccetto Rosso, come se venisse raccontata in maniera diversa, quindi come se venisse raccontata dal punto di vista del lupo, oppure come se fosse ambientato in un bosco urbano, in un grande giardino pubblico, quindi con i rumori della città, del traffico, delle campane, oppure come poteva essere, parlo sempre a livello sonoro. Un bosco in inverno o un bosco in primavera, come poteva essere caratterizzato sempre sonoramente, a seconda che Capuccetto Rosso fosse una bambina oppure un adolescente, per cui poteva canticchiare canzoni da bambino o accendersi la sigaretta con lo zippo, insomma, c'erano diverse suggestioni. E questo proprio perché davo per scontato che ci fosse un livello base di comprensione in tutti quanti, cioè siamo in un bosco e stiamo parlando di una ragazzina che lo attraversa. Non raccontavo niente in realtà, anzi io veramente io non ho fatto proprio niente, io ho messo giù semplicemente un bosco e dei suoni. Poi tutto quanto veniva riassemblato, no? E questo è un po' quello che succede, credo, quando usiamo in maniera molto efficace delle icone. Quindi degli oggetti significanti che hanno un'identità molto forte, però permettiamo alla nostra mente di metterli in contatto. Per cui se io avessi messo giù un bosco con un uccellino, a nessuno sarebbe venuto in mente il bosco. Tutti avrebbero guardato l'uccellino. Nel momento in cui io ho messo diversi uccellini, le foglie che scricchiolano, nessuno ha guardato l'uccellino, tutti hanno guardato il bosco. Questo è un po', ma immagino che sia anche gran parte del tuo sapere, no? Indirizzare l'attenzione sull'individuale, sul puntuale, o invece spargerla in direzioni diverse, in modo poi da convogliarla come ti fa gioco, come ti interessa per raccontare quello che vuoi dire, no? Guardami, questo riferimento alle icone che possono avere un potere che va al di là della esprimibilità verbale mi ricorda uno dei lavori per cui vado più fiero nell'ambito della, del, del,
design editoriale. Ho fatto pochissimo a livello professionale in questo ambito perché lo lascio fare a chi lo fa molto meglio di me, quindi è il motivo per cui sono io a intervistare te, non viceversa. Però questa, visto che coinvolge le icone, te lo faccio vedere. La Moleskine aveva chiesto a me, Ferdinando Buscema, in occasione dell'uscita del nostro libro L'arte di stupire, di fare una edizione limitata di una agendina delle sue. In particolare l'evento per cui avevamo potuto farlo era stato un TEDx fatto a Milano, era il TEDx Navigli, il cui titolo era The Power of Love. Immediatamente avevo in mente il logo per questa iniziativa, perché Power lo conosciamo tutti, qual è il simbolo, è quello del cerchio con una rigatina sopra, e l'accensione degli elettrodomestici. Il love era fin troppo facile, era il cuore, e quindi avevo disegnato un cuore aperto sopra con una righettina verticale ed era un po' venuto fuori il simbolo del The Power of Love. Ma come inserirlo in una agendina Moleskine in modo che non fosse soltanto una Moleskine con al centro questo simbolo? Mi sono fatto ispirare da questa Moleskine che avevo trovato in un negozio d'arte intitolata SMS, che celebrava non so quale esimo anniversario, i 20 anni dal primo SMS, che erano caduti nel 2012. Che cosa aveva fatto l'autore di questa agendina? Aveva incluso l'elastico nell'idea di design di questo oggetto, perché diceva: l'elastico c'è sempre, c'è in tutte le agendine, anche quelle che compriamo. Io trasformo questa Moleskine in un SMS, Shooting Message System, un sistema di lancio di messaggi. Quindi all'interno c'erano dei piccoli fogliettini su cui scrivere i messaggi da piegare in quattro. Dopodiché c'era sulla copertina questa riga graduata, uno poteva quindi inserire il messaggio qui, caricare fino al puntino e poi lasciando andare, sparare il messaggio, e quindi l'agendina diventava una rampa di lancio, in sostanza, un shooting Fantastico. message system. Io l'avevo trovato meraviglioso, per cui mi ero detta: evidentemente, quando io guardo una Moleskine, non mi accorgo che c'è un elastico e che anche l'elastico è parte di quel design. Per cui forse anche l'elastico può diventare parte del nostro progetto. Insieme a Ferdinando abbiamo pensato di fare questo. Abbiamo trasformato un'agendina in un mezzo di meditazione. Siamo partiti da una frase di Martin Luther King, che vi traduco al volo: quello che dobbiamo capire è che il potere senza amore è poco efficace ed è abusivo, e l'amore senza potere è sentimentale, anemico. Quello che sta dicendo, insomma, Martin Luther King, ci vuole un po' di power, un po' di love nella giusta dose. Per cui noi abbiamo installato sulla copertina questa fascetta, che poi tolta lascia sotto comunque i simboli incisi sulla copertina dell'agendina. Ma se tu lasci molle l'elastico, sei sull'amore, e l'amore da solo non funziona tanto. Per spingere l'elastico fino al power bisogna applicare tanta forza, troppa, essere molto violenti. Per stare sul simbolo centrale si può impartire quell'energia che è un po' il giusto mezzo tra il riposo e la forza. Per cui questo è un oggetto che in sé incarna il principio di Martin Luther King e ti ingaggia a provarlo sulla tua pelle, esercitando quella giusta pressione per mantenere l'equilibrio e invitandoti a raggiungere lo stesso equilibrio nella tua vita, un po' di power e un po' di love. A questo proposito, volevo chiederti una cosa che mi ha sempre affascinato del tuo lavoro. Tenendoti un po' lontana dalla leziosità classica con cui a volte vengono associate le donne e l'arte, tu hai una visione del mondo e quindi anche dell'arte molto poco, cioè leziosa solo a una prima approssimazione, solo a prima vista. Quando poi si entra nelle tue opere, si scopre che dietro quella leziosità invece c'è qualcosa di più piccante. Mi vengono in particolare in mente le tue iniziative sotto San Valentino, che non sono rivolte ai bambini, ma questa volta ai grandi. Dici un po'. È una domanda trabocchetto, perché è difficile No, rispondere a una cosa devo del dire più genere, però. comodi. E senza entrare nel dialetto, come sono abituata. Ma allora, a me piace lavorare sia con i bambini che con gli adulti. Quando lavoro con i bambini mi piace prenderli sul serio come se lavorassi con gli adulti. Quando lavoro con gli adulti mi piace farli giocare e quindi ho bisogno che si... Metto in chiaro che non stiamo facendo corsi per avere i crediti formativi, i miei non sono seminari, sono proprio laboratori in cui bisogna arrivare a fine serata con l'oggetto finito, ma insomma fondamentalmente dobbiamo passare delle ore di leggerezza e creatività. E in questo momento sto lavorando a una mostra sull'amore, che spero si riuscirà a fare presto. E giocherò tantissimo come ho sempre fatto, insomma, per cui
Ci sarà una versione carta di un indovina chi, ci saranno. Lavorerò tanto sull'incomunicabilità o sulla volontà di essere ambigui e quindi non c'è niente di meglio di un foglio che si trasforma per farti rimangiare quello che avevi detto. E, mi piace giocare, sì, è vero. Non faccio i cartoncini per la festa della mamma, ecco, come primo lavoro. A me veniva in mente, lo stiamo mandando in sovraimpressione adesso, il lupo che nella pancia ha camicetta No, ce rossa. l'ho qui. Ah, ce l'hai pure fisico, allora ancora meglio, eccolo lì. Cioè, questo è proprio il contrario della. Può È anche talmente. là dentro, proprio. Vabbè, ma Sì. questo è poco. Poi non ho qui, ti manderò lo spogliarello di Molly Bloom. Ecco. Quello è carino perché c'era stata una censura preventiva in questa mostra. Mi avevano chiesto di non mettere nudi, di non. In realtà per il mio capitolo non c'era. Stiamo parlando ancora dell'Ulisse di Joyce. Non c'era quasi motivo, insomma, di andare in quella direzione, ma a quel punto ho voluto cercarlo e l'ho trovato. E quindi. Il divieto provoca, ci provoca. Ma per forza, ovviamente. E quindi c'è un momento del capitolo in cui Leopold Bloom pensa alla sua moglie che è a casa e si sta vestendo. Quindi io ho evocato questa donna che non entra in scena in questo capitolo, semplicemente tramite i pensieri di lui che la immagina, che si veste quindi sono delle bambole di carta in cui manca il corpo, ma ci sono solamente gli abiti, e la donna emerge. Sovrapponendo tutte queste, la biancheria, la sottoveste, la gonna, la camicia, le scarpe, il cappotto, alla fine abbiamo una figura femminile completa con un nudo omeopatico che ho messo là proprio per togliermi questo sassolino, nel senso che ci sono due particolari che si capisce che cosa sono solamente nel momento in cui vengono coperti. Ecco, Tu sai che è il tuo lavoro che preferisco perché ha appunto c'è questa dimensione di sfida all'autorità che uno difficilmente associerebbe al paper design, invece invece no, tipo invece usare la carta per graffiare. ci sono libri bellissimi in questo senso, ma più che libri erotici sono libri appunto che lavorano sull'immaginario, quindi sono estremamente poetici e hanno questa dimensione della temporalità, no? Con cui vengono aperti e vengono scoperti, che trovo particolarmente interessante e affascinante. Mi dai un secondo che vado a prenderne uno così. Uno dei libri che mi diverte di più in questo ambito è questo qui, Malizie Manuali. Non so se lo conosci. È No? un libro incompleto, anche questo ha dei buchi, bisogna completarlo con le proprie mani. Ti faccio un esempio, c'è questa scena di un circo dove c'è lei che sta per appendersi a lui, però purtroppo lo prende dai pantaloni e glieli sta abbassando, e devi però completare l'immagine con la tua mano chiusa a pugno, e così facendo l'effetto che viene fuori, l'effetto è questo. E anche toccandolo è perfettamente morbido, è di vera pelle umana, quindi c'è questo 3D che. Ed è tutto fatto così. E la cosa interessante appunto è che Babbo Natale è una delle vittime di questo meccanismo, per cui ce n'è uno in cui Babbo Natale, mentre sta consegnando i regali, sta perdendo i pantaloni. E quindi bisogna. Eccolo qua, l'ultima. Lo beccano con i bambini e lo vedono che sta perdendo i pantaloni. Uno dovrebbe completare la sua veste infilando la mano dietro e andando a fare. Che belli Andare questi. a ricomporre il suo sedere. Arturo Bracchetti ne ha tratto il biglietto da visita. Se voi incontrate Arturo Bracchetti, fatevi dare il suo biglietto da visita. C'è una suora che è lui di spalle, a cui manca la parte dietro, e completandolo con le due dita viene completata. Vedete le due belle chiappotte di Arturo in 3D. Un'altra delle cose che ci affascinano, lo so, sono i libri sui libri. Cioè, Oh, per esempio, sì. io trovo
enorme stimolo, sempre sfogliando Munari i libri, che è una collezione enorme di tutto quello che lui ha fatto, è un tentativo di essere esaustivi, e ad ogni pagina c'è qualcosa che ti accende e dici, bene, nel mio prossimo lavoro devo partire da qui. E tu hai qualche titolo che particolarmente... Io ho questo che adesso qua ce l'ho in spagnolo, ma è un libro Oh! francese che poi è stato tradotto anche in inglese. Mais oui, mesdames, ici, l'art des pop-up. Sì, che poi c'è una. Vabbè, adesso poi potremo Vediamo, ma c'è parlare. la stessa immagine. Fammi vedere l'immagine iniziale, è la stessa? No, no. Ah, guarda, aspetta, eh. No, questo è bellissimo perché è un repertorio che ti racconta la storia del pop-up e fa anche veramente bene, secondo me, un punto sullo stato dell'arte, no? Sulle applicazioni attuali. È un libro che ha ormai credo una decina d'anni, però continua ad essere un ottimo punto di riferimento per me anche di spunti. Torno spesso a sfogliare questo e questo che invece è scritto da un collezionista, per cui parte da un Oh, altro punto di vista. Lui è geniale. un libraio bolognese e quindi è bello vedere anche come vengono organizzate le tassonomie per raccontare questi tipi di lavori, no? A me piace molto vedere come si organizzano i materiali. E per questo compro tutti i manuali di paper engineering su cui riesco a mettere le mani perché puoi fare estrema chiarezza o far sembrare estremamente complesso quello che in realtà le tecniche base sono due. Poi però a seconda di come tu le moltiplichi e le dirami, questa cosa prende tutte le direzioni, per cui è molto bello vedere come viene organizzato questa complessità. E poi c'è tutto un problema di lessico, no? Sulla la denominazione dei libri pop-up, dei movable, che sono interessanti perché aiutano anche a ripercorrere quella che è stata la storia di questo tipo di libri. Per cui non c'è, ad esempio, una corrispondenza nelle varie lingue, no? Come vi dicevo prima, già paper engineer non si può tradurre, ingegnere du papier non è la stessa cosa in francese. E noi in Italia, ad esempio, chiamiamo pop-up tutti questi libri che sarebbe più corretto chiamare movable. I francesi sono più precisi, li chiamano livres animés. Per molti anni si sono usate denominazioni commerciali per chiamare tutto un insieme, insomma, tutta una produzione di libri. Che in realtà sono in un certo senso una deriva anche del libro d'artista o del libro oggetto, cioè c'è un mondo veramente sommerso sotto a quello che noi chiamiamo pop-up. E per chi avesse intenzione di andare indietro ormai si può dire nei secoli, anzi di molti secoli, è molto difficile capire. Quando ci si trova davanti a un libro pop-up, finché non lo si apre, perché nelle biblioteche non sono stati indicizzati, come libri animati, per cui è molto interessante, immagino, per chi faccia ricerca anche storica, bibliografica o per la produzione, per andare a capire qual è stato proprio lo sviluppo, dell'industria che c'è dietro a questi oggetti, no? Parentesi. Una cosa che possiamo segnalare, per esempio, è che le volvelle sono uno dei meccanismi cartacei più antichi, cioè ci sono tanti planetari o libri sugli Sì, orologi o libri sul... infatti. La volvella Infatti. più nota che abbiamo è il discoraio in macchina, di solito di carta, che sfrutta un meccanismo che veniva fatto anche... Ci sono vecchissimi libri, no? Che lo sfruttano. Ma che poi ha molto senso in realtà se noi immaginiamo i primi trattati di astronomia, anche astrologia, ben prima dell'invenzione della stampa, immaginiamo questi tomi pesantissimi, era molto più semplice girare una volvella, una parte di pagina, invece di girare tutto questo libro, no? Soprattutto se erano manoscritti preziosi. Per cui il pop-up, per dare un riferimento, stiamo parlando del XIII-XIV secolo, per cui siamo parecchio indietro.
Per molto tempo sono stati oggetti in mano agli studiosi, non erano oggetti di intrattenimento, per cui pensiamo prima di tutto a chi si occupava di astronomia, subito dopo matematica, geometria e poi ancora cartografia, per cui era uno strumento per chi viaggiava, per chi doveva interrogare gli astri, no? Appena nel 1700 diventano un oggetto borghese di intrattenimento, quindi, e stiamo ancora però parlando di vedute architettoniche, non sono ancora un oggetto per bambini. Appena nell'Ottocento avremo in tanti campi l'idea di una produzione fatta apposta per i bambini e non per dei piccoli adulti, no? Quindi con sensibilità, argomenti e usabilità, se mi passi questa parola, diverse da quelle di un adulto. Io ricordo che nel mio spettacolo La magia dei libri facevo vedere che nel 500 avevano installato al centro di un libro un meccanismo per calcolare le maree. Per cui immagino oggi se vogliamo andare a Mont Saint-Michel guarderemo Google, perché lì ce lo dice in anticipo, arrivando a quell'ora. E lì semplicemente impostando la data e l'ora ti diceva com'era la situazione delle maree. Per cui era un calcolatore di maree che funzionava con una volvella, due in realtà volvelle, perché bisognava impostare il sole e la luna. Il sole per la data del giorno e la luna per invece l'ora del giorno. E a seconda della posizione di entrambi si vedeva se la marea sarebbe stata più o meno alta, per cui avevano anche obiettivi pratici. La più meravigliosa, ovviamente, è questa qua di Mark 7 Ducati, che è sulla copertina del libro, in cui si intravedono queste palline rosse che si fanno ruotare e magicamente, quando passano attraverso lo sguardo magico di Anne, diventano verdi. E poi, quando tornano su, sotto lo sguardo di Mark, ritornano rosse. E così via. E trovare questo libro intero è difficilissimo, per cui uno lo compra magari su eBay, gli arriva un po' rotto. A me è successo, ho dovuto comprarne due o tre prima di trovarne uno giusto. Ma il bello è che quelli rotti li puoi aprire e quindi scoprire il trucco, mentre ovviamente della copia sacra la sfogli con i guanti bianchi. Invece il libro fallato è meraviglioso perché aperto è un po' come poterci fare l'autopsia, no? Più danno Infatti, io non che scrivo danno. mai i miei figli quando mi distruggono i libri, perché anzi, un po' è come il primo graffio sull'auto nuova, no? Cioè, poi uno va più rilassato e posso cominciare a studiarli. Anzi, c'è un libro che, aspetta, sì, non mi è caduto. Questo qua. Questo probabilmente non funziona più niente, ma secondo me è bellissimo e non si trova più. Conosci? No, no, Lo no, si no. trova nella versione illustrata, anche in una versione molto piccola, ma il pop-up, anzi il plop-up, come è scritto qua, non si trova più. Plop-up, Plop perché parla solamente di cacca, cioè una up. talpa a cui un Certo. Ah, giorno popo up si potrebbe. cade in testa e quindi va a cercare qual è stato l'animale, per cui ogni animale ha una forma, un suono diverso ed è tutto animato con. È tutto rotto, cioè non riesco a mostrarvi nessun movimento. E pian piano me lo restaurerò perché vediamo se funziona. Lo No. trovo delizioso. Ecco, quindi abbiamo mostrato anche No, prende questo. questo il pop-up mi mancava assolutamente. Grande, Plop, grande plop. meraviglia. Plop, plop, certo. Trovo che sia veramente fertile la prospettiva di entrare nelle tassonomie, un po' perché ti consente intanto di mappare il già visto. Io ricordo che quando ho fatto la mia mostra a New York, Magic Books, ho invitato Mark 7 Ducati, che mi ha portato la versione gigante di questo libro da esporre, che quindi era tre volte tanto, che era quella che usava in TV. E poi li passa in rassegna, viene lì e mi fa: Mariano, ne manca un tipo importante. E mi ha fatto scoprire che esistevano i libri fustellati, che sono molto simili a quelli di cui ci parlavi tu dello spogliarello, cioè libri in cui con giochi di trasparenze e di buchi qua e là si possono creare effetti come quelli ottenuti da te. Ovviamente Mark si riferiva ai libri di magia fustellati, che funzionano così. Lo apri, nella pagina 1 ci sono delle carte da staccare dal cartoncino e con le carte si fa un gioco. Poi a pagina 2 si fa un altro gioco con gli oggetti, eccetera. E ne ho trovati da comprare ed effettivamente sono il buco della mia mostra di New York. La sfida che mi ha proposto Mark a cena, la sera dopo l'apertura di questa mostra, è stata, che si è autodato, che stava risolvendo, mi ha portato i suoi appunti, in che modo creare un libro di questo tipo che tu compri, usi come mero supporto di questi giochi e poi lo butti perché funziona una volta. Come far sì che il libro sia meraviglioso anche dopo aver tolto i pezzi? Applicando ragionamenti come i tuoi, cioè in che modo ritagliare un abito e una silhouette femminile in modi variegati fa sì che poi a chiudere e aprire certe pagine e non altre
crei effetti diversi. Lui mi ha fatto vedere in che modo stava progettando un libro in cui ci sono tanti giochi di prestigio da staccare, e quando uno immagina che il divertimento sia finito, chiudendo il libro si accorge che da tutti questi buchi emergono dei volti che sono sempre diversi. Per cui lui voleva far emergere una sorpresa di un altro livello da un libro appunto magico di Fustella. Marx ed Educati, come te, siete delle persone geniali, e quindi grazie al cielo ci sono persone che buttano nel mondo tonnellate di stupore. C'è un altro genere che ho scoperto di recentissimo, che, su cui non ho ancora trovato delle applicazioni illusionistiche, ma si può definire libro nonostante la parentela apparentemente visiva col libro è molto distante, che sono i libri tunnel. So che tu ci hai lavorato sul tema. Sì, beh, quello che abbiamo visto prima, no? La pancia del lupo, questo è un libro tunnel. Giusto, vero, vero, sì. E so che ne esistono anche Quello di modelli enormi. Ne ho visti alcuni al sì. Museo del Cinema di Torino, per esempio, con delle I scenografie. teatrini famosi Ah, sono ecco. i Peep Show anche del 1800, sono dei libri tunnel, no? E in realtà anche tanti di quei cartoncini d'auguri, magari con diversi layer, con tante quinte prospettiche, sono dei libri tunnel, semplicemente non sono chiusi, ma tutto quello che gioca sulla prospettiva è di base un libro tunnel. No, sto pensando se ne ho altri qua, ma no, però te ne mostrerò. Mi piace molto l'idea, perché non ci ho mai pensato, me l'hai fatto venire in mente tu adesso mentre mi facevi vedere quello in cui avevi più viste, che se uno avesse su un tavolo due carte da gioco e chiedesse a una persona di sceglierne liberamente una e mostrasse che il tunnel aperto da una parte fa vedere la carta scelta e solo l'illusionista sa che prendo dall'altra fa vedere l'altra, in qualche modo il tunnel potrebbe sapere in anticipo qual è la scelta o in qualche modo sintonizzarsi sul pensiero della persona e mostrare che è riuscita a leggere correttamente nel pensiero. A me, dalla tua immagine, vedevo che c'erano due opzioni, ma è possibile che magari in alto e in basso siano due ulteriori uscite e che quindi si possano moltiplicare le storie possibili. Se opterete per il 5 di quadri, dimostrerà di averlo indovinato, strizzandovi l'occhiolino. Se invece preferirete il 3 di fiori, sarà pronto a mostrarvelo come la carta che aveva previsto. A seconda della direzione in cui si appiattisce il cartoncino, la planchette andrà da una parte o dall'altra. Ok, allora diamo i compiti a casa così vi potete divertire anche voi a fare una coppia di libri magici. Sta arrivando l'estate, è possibile che come tutti gli anni la settimana enigmistica abbia un boom di vendite, anche voi vi troverete ad acquistarla. Ogni numero della settimana enigmistica purtroppo se lo si regala a qualcuno è un regalo incompleto, perché le soluzioni del numero sono sul numero successivo. Quindi in teoria per fare un regalo elegante bisognerebbe regalare un numero e anche il successivo. Ma a quel punto il successivo è essere incompleto perché mancano le soluzioni. Bisognerebbe regalare anche quello dopo. A questo punto si entrerebbe in un circolo vizioso senza fine. Dovreste regalare per tutta la vita numeri della settimana enigmistica per fare un regalo che si possa dire completo. Oppure fate come faccio io. Voi comprate tre numeri consecutivi della settimana enigmistica, poi staccate dal primo le soluzioni e le buttate via. Dall'ultimo staccate le soluzioni e le incollate dietro il primo. E a questo punto avete due numeri che si risolvono a vicenda, perché le soluzioni dietro il primo risolvono il secondo e le soluzioni del secondo risolvono il primo. L'idea mi è venuta ovviamente guardando il quadro di Escher delle due mani che si disegnano a vicenda. In questo caso fate un regalo originale perché al prezzo di 3 settimane enigmistica regalate 2 settimane enigmistica che sono complete, per cui un numero risolve l'altro e viceversa. Ci vuole veramente poco, l'investimento di 3 riviste più forbici e colla e si possono fare due libri che si risolvono reciprocamente. Non ho mai visto una tassonomia che includesse anche libri boh, e escheriani, come li potremmo battezzare? Siamo tornati sui libri hackerati da cui eravamo partiti, però, se pensi. Sicuramente Douglas of Tatterley lo chiamerebbe strano anello, perché gli strani anelli sono quelli che si creano nella realtà quando un meccanismo rientra in se stesso e crea uno strano feedback. L'esempio più classico che fa è quello in cui uno si trova alla cassa del supermercato, sta guardando distrattamente il video di sorveglianza e vede che c'è un tizio che sta borseggiando un altro. Allora sta per muoversi e comunicarlo e poi si accorge che la borsa è la propria, perché gli stanno borseggiando lui stesso. Per cui in questo caso si crea uno strano anello.
No, mi hai fatto tornare in mente un ricordo vergognoso della mia vita da liceo quando avevamo le versioni di latino e noi dovevamo uscire dicendo: è pulito il libro? Noi aprivamo, mostravamo la pagina pulita su cui non era segnato niente. E in realtà quello che avevamo fatto era staccare la copertina e rincollarla sul traduttore su cui avevamo incollato una pagina del libro. Per cui leggevamo dal traduttore, venivamo beccati insomma una volta ogni due perché tipicamente leggevi molto più di quello, cioè molto più in italiano di quello che avevi letto in latino e quindi ti beccavano sempre, ma ci abbiamo provato. Ricordo uno scherzo di questo tipo che hanno fatto poi in stile Candid Camera, hanno preso una copertina del Corano e l'hanno messa su una Bibbia e poi sono andati in una piazza aizzare la gente contro gli islamici leggendo dei passi di questo libro sacro, e senza dire alla gente che però erano passi della Bibbia, passi particolarmente maschilisti e patriarcali, per cui Turbolenti. c'erano queste madame che dicevano sì, questi stranieri non sono vicini alla nostra cultura, e quando poi facevano vedere che dietro la copertina c'era la Bibbia, ovviamente l'impressione era un po' di sconcerto, perché il libro sacro nostro dell'Occidente contiene passi che sono paragonabili a quelli del Corano, e forse non sta tanto nella copertina il problema, sta in quello che sta dietro. Quindi c'è un potenziale appunto eversivo anche nel sostituire una copertina con l'altra. Visto che prima parlavamo di elastici, ti è mai capitato di intervenire sugli elementi che tengono insieme il libro, sulla rilegatura, cioè in che modo gli elementi che non immediatamente associamo alle pagine stampate possono in qualche modo interagire con il testo? Ti è mai capitato? Hai qualche esempio da Ma farci? sì, anche perché io non lavorando in ambito editoriale ho grande libertà di quello che uso, no? Lavorando per il teatro uso tantissimo, ad esempio, i magneti per muovere gli oggetti, per fissarli sulla pagina, farli scorrere, farli ruotare. Mi è capitato di cucire libri perché avevo dei punti di contatto talmente minimi che non avrei potuto incollarli, no? Anzi, questo ce l'ho qua. Allora, questa è una versione incollata, ma la tecnica è la stessa di quello che vi mostrerò dopo, per cui Ah. un esaedro. Sono incollati solamente i due lati paralleli alla piega centrale della pagina. In questo qua io volevo andare più vicina possibile a un cerchio e quindi avevo un punto di contatto con la pagina molto piccolo. E quindi ho cucito. Wow. No? I layer Beh, uno sono. sbaldo. Lascialo aperto così, che è una roba. Adesso si è. Non dovevo aprirlo in verticale, povero, ma insomma lo avete intuito Impressionantissimo. nel castello delle fiabe. E l'altro era Assolutamente. Hansel e Gretel, no? Beh. Ecco. A me Caspita, hai piaceva indovinato i magneti. prima. Un Vai, scusami. argomento che hai tirato fuori ed era il design dello stupore, se vogliamo chiamarlo così, quando facevi l'esempio del come può un libro non essere deludente, no, non so come dire, come possa essere soddisfacente anche dopo l'esperienza, no? Anche dopo che è stata consumata. Io mi pongo questo tipo di problemi quando devo, per esempio, non spoilerare il libro. Cioè la soddisfazione di aprire una pagina a chi sta assistendo, ma non sta agendo in quel momento. Per cui mi chiedo come possa, da un lato, essere unica l'esperienza per tutti quanti, e dall'altra, come possa ogni persona intuire come usare quell'oggetto senza aver visto un'altra persona prima fargli da esempio, no? Per cui immagino che anche questi siano argomenti che. Problemi che ti poni anche tu su come dosare le informazioni che devi dare per essere comprensibile e come però non darne troppe per non bruciare l'effetto che vuoi ottenere, no? Ed è troppo divertente fare queste cose con un libro per cui uno non si aspetta questo tipo di lavoro dietro, no? E invece è il grosso di quello che faccio io. Per cui ecco, questo non l'abbiamo mai detto. Il mio nome è. Non è un nome commerciale, però diciamo è il nome con cui presento il mio lavoro è Unfolding Paper Stories, perché mi piace giocare su questo doppio significato di unfold, cioè unfold vuol dire
aprire una pagina, squadernare una pagina, una cartina, una mappa, qualcosa che ha bisogno di essere, ecco, di spiegare. Però vuol dire anche raccontare e sviluppare, per cui a me piace fare questo. Io per esempio non so disegnare, ho bisogno di stare molto all'osso, io ricalco quando Non sai disegno, ma disegnare, va bene. non so disegnare. E quindi mi piace usare altri strumenti, mi piace lavorare poi nello spazio, oppure, come dicevamo prima, arrivare all'icona, arrivare al segno che è leggibile per tutti quanti, e poi lavorare su altri aspetti. Mi piace lavorare sulla parte emozionale dell'esperienza, anche quando insegno, quando faccio laboratori. Il mio design non è un design dell'oggetto, è un design dell'emozione che deve portare quell'oggetto con sé o quell'esperienza con sé. Ed è bellissimo, io vorrei fare solo questo. È interessante la risonanza che ha questa intervista con quella di una settimana fa, del secondo rendezvous, quando abbiamo incontrato Edoardo Pupulin, che ha capito che esistono due modi di fare cartomagia. Cartomagia è un termine bellissimo perché parliamo di carte da gioco, però è vicinissimo a quello che fai tu, che ti occupi di carta magia in qualche modo. E lui ha capito che esiste un modo per colpire gli occhi, quindi un modo visuale per manipolarle, fare fioriture, oppure c'è un modo per colpire invece le emozioni, e qui richiede di entrare nel piano metaforico e simbolico. Per cui lui dice, pur a 12 anni diceva, recuperatevi l'intervista se l'avete persa, e per me è stata una scoperta, accorgermi che non solo si può passare un messaggio con un gioco di prestigio, ma anche un punto di vista. Un punto di vista è ancora più spesso del messaggio, perché il messaggio può sembrare qualcosa di preimpostato, moralistico, invece il punto di vista è prezioso perché è qualcosa che solo tu hai e che in qualche modo regali al pubblico. Una cosa che mi facevi pensare rispetto all'analisi che tu devi fare di come si dosano le informazioni è assolutamente cruciale quando fai spettacolo, in particolare per i mentalisti è importantissimo, perché spesso chiami una persona del pubblico sul palco. Allora, quello che vedono tutti, il 99% delle persone, è diverso dal punto di vista che ha la persona sul palco. E saper mostrare delle realtà diverse a chi è in teatro e chi è sul palco consente di ottenere degli effetti in cui la persona sul palco si sente liberissima di compiere una scelta, compie la scelta, torna a posto, si chiede come diamine ha fatto a azzeccare quella cosa su 100 che avrebbe fatto funzionare il gioco, e per tutti, anche quelli che sono tra il pubblico, l'impressione è la stessa, ma il tutto si basa sulla disposizione spaziale degli oggetti sul palco, sulla posizione delle carte, su una serie di elementi che quando poi uno è sul palco vede disposti in quel modo e automaticamente è spinto a scegliere una cosa piuttosto che l'altra. E quindi sono principi anche qui di design dello stupore che sono assolutamente sovrapponibili, ma mai prima di aver parlato con una paper engineer mi ero mai accorto di questo, per cui ovviamente l'augurio è che anche chi ci sta seguendo possa essere di ispirazione e possa approfondire queste cose. È una co-conduzione, quindi io mi attacco a una cosa che hai detto tu e poi ti lascio libero di andare avanti. Hai nominato i magneti, uno dice ma cosa c'entrano i magneti? Con le immagini. Io devo a Riccardo Rampini la segnalazione di questo libro, uno dei miei pusher di cose di carta e magia è Riccardo. Riccardo mi ha parlato del libro magnetico, l'hai mai visto? È No? un libro, è la versione moderna dei libri oracolari del passato. Nel passato veniva usato lo stesso meccanismo per interrogare i libri e sapere come andava il futuro. Qua il libro viene utilizzato per rispondere ad alcune domande. Per esempio, che pianeta è questo? Allora si va a vedere che il pianeta qui è contrassegnato dal numero 3, si fa girare questa rotellina finché sul triangolo è inquadrato il numero 3, vedete? Poi si chiude, si deve scuotere un po', e quando si riapre, il magnetismo ha fatto sì che la freccia, qui che vedi su questa pagina, punta sulla risposta in basso che vi leggo. Gli anelli di Saturno. Saturno è il secondo pianeta del Sistema Solare. E quindi praticamente c'è un meccanismo magnetico che fa sì che questa pagina si sintonizza su quello che io ho impostato di qua, e quindi cambiando la posizione. Intanto pagine diverse propongono oggetti diversi e io posso interrogare in modo diverso il libro. E poi ogni volta bisogna chiuderlo e questo fa sì che questa pagina si possa sintonizzare e la freccia si allineerà alla risposta giusta. Questo è completamente laico, questo oggetto. È un oggetto in cui il libro sa tutto, ti dà le risposte e
è la versione pre-internet di Google, cioè io faccio una domanda e il libro mi risponde. Le domande che c'erano in passato erano molto più affascinanti, perché erano: troverò marito, qual è il sesso del mio nascituro, tornerò dalla guerra, oppure quella persona mi sta ingannando. Per cui c'è stata una successiva laicizzazione di questo tema e non esistono più libri oracolari. Beh, non che non esistano, ma ormai i libri di questo tipo rispondono a domande molto meno, diciamo così, calde dal punto di vista emotivo. Se si va a vedere i libri del passato, tantissimi libri oracolari avevano meccanismi di questo tipo, offrivano letture non lineari. Tipicamente l'oggetto che cambiava da edizione a edizione era il meccanismo con cui si sceglieva quale pagina andare. Alcuni un tiro di dadi, altri l'estrazione di una carta. La prima pillola Mesmer, la numero uno, l'episodio numero uno, è un meccanismo di legno che era installato dietro un libro oracolare, girando le cui rotelle si sceglieva la pagina a cui andare. Se hai un secondo te lo faccio vedere perché ce l'ho qui. Eccolo qua. Praticamente si tirava a sorte la pagina tirava a sorte facendo girare la ruota di questo fraticello che indicava con un dito. Il giorno dopo si faceva di nuovo la stessa cosa, il fraticello indicava ogni giorno un settore diverso di questa ruota. In questo modo, in 2 giorni successivi non si saltava mai lo stesso capitolo e l'oracolo era sempre diverso per un tot di volte. Ti è mai capitato di lavorare insieme a oggetti che in qualche modo incoraggiano la lettura casuale, del tipo slot machine, dadi, carte o qualunque oggetto che in qualche modo introduca la dimensione del caso nella lettura? No, no, però ti farò vedere dei lavori di un paper engineer che stava lavorando più su dei dadi, una pagina con un bussolotto tutto di carta e lo scotevi, poi aprivi e avevi il risultato dei dadi. Un altro amico ha fatto il gioco di carta forbice sasso, sempre in pop-up, per cui te li recupero. Che bello. No, no. Hai un tema ancora che vuoi che tocchiamo mentre ci avviamo alla conclusione? No, abbiamo toccato un po' tutto, per cui si potrebbero recuperare discorsi lasciati. Potremmo andare avanti, ordiniamo una pizza, andiamo avanti Sì, questa potrebbe altre diventare tranquillamente una serie. L'incrocio di due Wunderkammer ai due lati dell'Italia, est e ovest, no? due ore. Io Pensavo, ovest, tu sì. estremo est di Trieste. E La prossima volta incrociamo. settorializziamo ancora di più, seguendo il consiglio di Eco, e non so, parliamo solamente dei libri di argomento, non so, quello che vuoi. È Allineiamo un'ottima le idea, tra l'altro. librerie la prossima volta, qua Giusto. dietro, facciamo qualcosa. Dobbiamo fare la gag, giusto? Preparati con la magia dei libri. Perché abbiamo in Vediamo mente una gag che vi consigliamo tutte le volte che farete delle dirette. Allora, sei pronto? Allora, il lato giusto è questo, quindi se chi è che passa? Passo io, tu prendi? Allora, sì. io passo da Torino a Trieste, scusate, op là, e il libro Aspetta. entra in casa di Annalisa, eccolo, è arrivato! È incredibile il trasferimento della materia da un lato all'altro dell'Italia, uniti in questa diretta, in questo terzo rendezvous Mesmer. Dobbiamo Qualche salutare, lo chiamiamo Arturo. persona, Arturo Cravani, assolutamente, perché grazie a lui che abbiamo potuto fare questo, ci siamo Ci siamo conosciuti. conosciuti. Arturo ha una libreria a Trieste splendida, spettacolare, la libreria Dedalus, Ma che è non si una chiama copia del Arturo, nome. però noi lo chiamiamo Arturo. Infatti, Arturo sa di chi lui si riconoscerà in questo racconto. Dobbiamo ringraziare Riccardo Ceppa, perché io e te ci siamo incontrati per la prima volta grazie a lui, perché in occasione di una sabatina svediana abbiamo fatto insieme poi la sera da Mimì e Cocotto un laboratorio di magia e cartotecnica che è stato molto seguito e apprezzato, e naturalmente Davide Lippolis per averci ospitato da Mimì e Cocotte. Quello che capita il lunedì sera di solito è che poi, quando va in onda la premiere di questa puntata, nei commenti arrivano un sacco di domande, di stimoli, e quindi sicuramente da lì ne trarremo le linfe per capire dove Vedremo. andare a parare la prossima volta e su cosa concentrarci. Io ti ringrazio di tutto il lavoro che hai fatto anche di riprese per poi mandare in sovraimpressione i close-up delle cose di cui parlavi, perché c'è una dimensione visuale di quello che ci hai raccontato che è assolutamente multicromatica e spettacolare, e spero che sia passato appunto il messaggio, ma ne sono convinto, che per provocare stupore non c'è bisogno di fare gli illusionisti. Esistono professioni come la tua
che vanno in quella direzione, che iniettano meraviglia a dosi assolutamente non omeopatiche, anzi molto larghe. Per cui io ti ringrazio moltissimo per il tempo che ci hai regalato, per l'ampiezza di visione che ci hai offerto e anche per un po' il tuo modo di graffiare, che è un ingrediente assolutamente unico e che rende prezioso il tuo lavoro. Dunque, grazie di cuore, Annalisa. E Grazie a te. Ciao. alla prossima. Ciao Ciao. a tutti.